Allora, carissimi amici, ci ha raggiunto, siccome in sigla, non so se però la mia sigla sai che ha poi in collaborazione con Radio Reporter, no? Allora, abbiamo invitato quindi Laura, benvenuta, che è la speaker di Radio Reporter con cui conduciamo questa rubrica Il Giro del Dolce. Ogni domenica alle 11. Quindi tutte le domeniche alle 11 su Radio Reporter trovate la mattina per tutta la mattinata Laura e poi alle 11 abbiamo l'appuntamento col Giro del Dolce. In questo momento siamo in un posto fantastico, quindi ci ha raggiunto in America per una nuova ricetta del Giro del Dolce, la ricetta della Red Velvet. Grazie anche a Lorenzo. Allora, vediamo subito la schermata degli ingredienti, così poi vediamo Laura come se la cava in cucina. Benissimo. Allora, il primo passaggio è questo. Purtroppo siamo un attimo, dobbiamo riuscire a fare un passamano di tutti i vari ingredienti. Allora, quindi, il primo, partiamo col burro. Ok, facciamo. Anzi, guarda, fai te, dai. Metti te qua dentro in planetaria. Tutto? Tutto il burro. Tutto il burro, ok. Ah, guarda che manualità. Beh. E gli uniamo anche lo zucchero. Io di solito in radio li mimo, vado con Vai tutto? con tutto. Ok, a questo punto inizia a far montare burro e zucchero e nel frattempo su una carta da forno possiamo setacciare la farina insieme al lievito per dolci e al cacao. Quindi, Laura brava, abbiamo setacciato farina, vediamo se ti ricordi cosa abbiamo Farina e messo, cacao. e lievito per dolci. Era dentro nella ciotola della farina, c'era già anche il lievito. Gli facciamo gli scherzi. Adesso vediamo Laura. Non me le dite le cose. Adesso vediamo quanto è brava Laura a rompere le uova. Rompiamo un uovo qua dentro. Intero? Senza guscio. No, nel senso tutto quanto. Tutto. Oddio, l'ansia. Mangio Ma non, uova. no, beh, spaccalo direttamente qua se vuoi. Sbaglio. Oh mamma mia, che roba difficile. Non mangio uova io. Ma, e quindi non. Vabbè, hai fatto una frittata nella tua No, vita. faccio anche i dolci, però a casa mia non mi vede nessuno. Brava! Facciamole l'applauso. Quindi abbiamo messo un uovo, adesso andiamo avanti a far montare. Secondo me sei brava, cioè non devi Ma è limitarti. questa cosa della telecamera È la che... telecamera che ti emoziona? Sì, a casa mia non mi vede nessuno quando rompo l'uovo. Hai un tovagliolino? Ho le uova. Allora, adesso, siccome ci hai preso la mano, mettiamo anche l'altro. Magari un po' più rapidamente di prima, ma... No, se vuoi ci mettiamo 30 minuti a fare un video. vedi? Hola! Un mio amico una volta mi ha detto, le uova non le devi bussare, le devi rompere. Tovagliolino. Non sono capace. Quindi qui abbiamo messo burro, zucchero, l'abbiamo fatto montare, abbiamo unito le uova poco per volta, facciamo finire di girare il composto, dopodiché possiamo unire lo yogurt e l'aceto. Ok, prego. Questo è facile perché è liquido. Esatto, questo entra bene, la manualità. 2 ore per... cioè perché va pulita bene la ciotola, no? Poi magari mando tutto veloce così, sembra che ci metti un secondo. Andiamo avanti a far montare, mentre monta aggiungiamo l'aceto. Lateralmente. Come preferisce. Oh, ok.
Allora, anticamente, noi adesso uniamo il colorante rosso, però anticamente in realtà l'effetto rosso era dato da una reazione chimica fra il cacao e il latticello. Noi abbiamo messo lo yogurt, la ricetta originale prevede il latticello, e cacao e latticello produce questa reazione chimica che faceva diventare abbastanza rosso il composto. Quindi noi ovviamo, ormai lo fanno tutti con del colorante, per cui possiamo unire il colorante, questo qua è un colorante in polvere, ne prendiamo una puntina perché colora moltissimo. Wow! E a questo punto non ci resta che aggiungere farina, cacao e lievito. È un montato per cui si mescola dal basso verso l'alto, quindi io mescolo e tu invece Laura puoi fare questo, guarda, prendi questa in questo modo, tenendola una, bravissima, sollevi e me ne metti un po' poco per volta. Vai! Rischio! Ok, premescolo, ci prepariamo due stampi, il burro spray, a casa potete imburrare gli stampi. Quindi abbiamo pronto l'impasto, adesso questo lo togliamo, prendi e va riempito. Prego, devi riempirlo, riempitelo più o meno fino a metà, metà stampo. Beh, rosso è rosso. Rosso è venuto rosso. Fra due giorni forse abbiamo finito, eh? Quanto ce ne va? Non si fa stendere. Vai, vai. Lorenzo si sta spazientendo, sta dicendo questo aiutante. Ma non è più comodo di un cartoncino da rosso. Ok, e a questo punto le mettiamo quindi in forno a 175 gradi per 30-35 minuti. Nel frattempo che cuoce possiamo prepararci il frosting, che sarà poi la crema con cui farciremo e decoriamo le nostre red velvet. E quindi ci vediamo a dolci? Fornati. Quindi mentre la red velvet cuoce ci prepariamo il frosting. In realtà è semplicissimo perché basta mettere, Laura, il burro e lo zucchero in planetaria. Se vuoi aiutarti con questo. Perché rimane sempre dello zucchero? Perché sennò saresti troppo veloce. E lo mettiamo... No, però va benissimo, è bravissima. E lo mettiamo a montare. Una volta che è stato incorporato burro e zucchero, possiamo aggiungere anche il, sì, diciamo Philadelphia, facciamo pubblicità, formaggio spalmabile. Perfetto. Sai come si chiama? No. Si chiama lecca pentole, perché è fatta apposta per leccare le pentole. Oppure è anche chiamata Marisa. Che Marisa? Marisa è in onore di una cuoca che pare che leccasse cucchiai di legno, e quindi Marisa. Marisa o lecca pentole. Marisa non l'avevi mai sentito? No, si dice. Neanche lecca pentole. Allora, quindi frosting è già pronto, in realtà la ricetta è velocissima. Abbiamo solo messo quindi in planetaria burro zucchero, fatto montare, gli abbiamo unito il Philadelphia. Si può aggiungere degli aromi, qua si può aggiungere anche della vaniglia, si possono aggiungere delle scorze di limone. Abbiamo pronto quindi il frosting poi per decorare la torta. Allora, quindi, con un coltello a sega andiamo a tagliare la cupoletta in modo da renderla il più piatta possibile.
Ah, ma... Bravissima. Ok, allora, quello che tagliamo mettiamolo qui. La tua è venuta dritta, la mia no. Va bene, fa niente. Te la sistemo. Grazie, prof. Perché in fondo, in radio, quando andiamo in radio, comanda lei. Qui, giustamente, comanda lui. Comando io. Allora, adesso, Lorenzo, ti chiedo una cortesia. Queste briciole vanno sbriciolate il più possibile. Noi, invece, cara Laura, ricapovolgiamo la torta sopra il piatto. A questo punto dobbiamo tagliarla alla metà. Quindi, sempre più difficile. Allora, l'ideale secondo me è quello che, la cosa importante è che il coltello non faccia questo movimento, ma rimanga sempre piatto. Dopodiché il coltello si muove avanti e indietro, ma rimane fermo nello stesso punto. È la torta che gira. Prendi la parte superiore, delicatamente, sul tavolo. Si vedrà che è fatta male. Non si vedrà nulla, è perfetta. Guarda che roba. Oh, ok. Allora, adesso prendiamo il frosting. Un futuro come pasticcera? Parliamone. Vado avanti a fare radio. Allora, quindi prendiamo un pochino di frosting. Poi, la spatola non si tiene mai piatta, sempre obliqua o così, si utilizza la parte superiore e spatoli il frosting sulla torta. Prego. Neanche a prenderlo. Basta questo? Ancora un po'. Ok. Quindi, mai dritta? Sì. Così? Sì. Va bene. Sento, no, va benissimo. Sento... La pressione del video o... Va bene, va bene. Ok. Allora, a questo punto pulisco un attimo la spatola. Ok. Chiudiamo. Mettiamo un leggero strato di frosting lungo il bordo della torta. Proprio pochissimo, serve solo per far attaccare quello che sta sbriciolando Lorenzo. Facciamo così, io intanto spiego come il passaggio dopo, grazie Lorenzo. Allora, il passaggio dopo, quindi, abbiamo sbriciolato un po' di red velvet e andiamo a metterlo sul bordo della torta. Io ho ancora quei 10 anni, Sì, sì, tanto. Allora, bravissima. Allora, a questo punto invece arriva il bello. Sac à poche. L'hai mai usato? No, mai. Allora, nella sac à poche mettiamo l'impasto del frosting. Con la Marisa. Con la Marisa. L'hai imparata, eh? Bravissima. È la parola del giorno. Marisa. Però la prima me la sono dimenticata. Le capentole. Le capentole. Allora, e col sac à poche dobbiamo andare a creare
brava. E vai avanti, vai pure avanti. Io intanto finisco questa, così poi. E in ogni riccio possiamo mettere, anzi facciamo uno sì, uno no, un lampone. Scusa. E cambia. Hai visto? Allora, quindi, carissimi amici di YouTube, Laura, sei stata bravissima. Che voto mi dà, prof? Ci sentiamo domenica alle 11 su Radio Reporter per un'altra... Non apprezzi l'impegno. È stata bravissima, è stata bravissima. Siamo domenica su Radio Reporter per un'altra puntata del Giro del Dolce, un altro appuntamento. Noi coi video ci vediamo invece settimana prossima, martedì prossimo, per scoprire dove staremo col Giro del Dolce. Adesso ci spostiamo e scopriremo dove saremo settimana prossima. Lorenzo, grazie a te, grazie a tutti e una dolce giornata con la Red Velvet.